Buonasera a tutti. Allora, questo è il secondo incontro di Poesie contro la guerra, un'idea che è nata prima della guerra sulla terra e la nostra casa del movimento poetico mondiale che fa capo a Fernando Rendon, Jack Hirschman e altri poeti che provengono inizialmente dalla Colombia, dove c'è il più grande festival che si svolge negli stadi. E poi è scoppiata, quindi c'era questa idea di sentire la terra come la nostra casa. Oggi poi è la giornata mondiale della terra, però poi è scoppiata la guerra, quindi a noi è venuto in mente di cambiare il titolo finché sta a casa non la buttano giù. E quindi ora prego Vito di, man mano che dico le cose, di tradurle. Come già alcuni di voi sanno, ci sono due nuovi incontri, uno che non riusciamo a sentire, che è quello di Teuta, e l'altro di Rossana Iemma, che sta a Parigi, come sta a Parigi Luan, e spero che si incontrino. Questo sarà un libro come quello precedente, però è un libro che esiste da quasi 15 anni, che si propone però di attivarsi, come è sempre stato, con una serie di incontri non virtuali, nel senso che ciascuno poi potrà promuovere nella propria sede, nel proprio luogo. Quindi non è un libro tanto per vendere la copia a noi stessi. Ok? Vito, grazie. Poi partiamo con la poesia. Vito, non ti sentiamo. Il microfono, Sì, Vito, ok. mia colpa, colpa mia. For Paul and Luan, these meetings are organized with the World Poetry Movement in Colombia, with Rendon. And of course, each country organizes its own meeting. This meeting in Italy, by our side, will be collected anthology existing about the previous publication, Signor No, integrated with new poems that are the poems you are sending via email, probably in multi-language. This will be not a normal anthology in order to buy each one his copy, but we hope that the anthology could go around with as many as possible people. Allora, iniziamo con le letture. Gli ospiti di lingua straniera, cioè che non sanno l'italiano, leggeranno una prima poesia e poi, Vito, se ce l'hai a portata di mano, perché io, visto che tu non c'eri, le avevo già stampate di corsa per leggere, se ce l'hai sotto mano. Ecco, poi Vito leggerà la poesia relativa e poi l'autore leggerà la seconda e così via. Gli autori invece che leggono in italiano possono tranquillamente leggere le due poesie di seguito, una di seguito all'altra. E quindi cominciamo questa volta con quell'autrice che normalmente l'abbiamo sempre messa per ultimo, dato il cognome Velay e anche Olimbi. Quindi cominciamo con Olimbi che legge in Ga Tristimi, Gattristini. per la tristezza. Adesso. Sì, adesso. Grazie Grazie. a te. Gattristini sajo in fjali, me kuptimet thata si fusha kaktusesh, pa pranin askujt, për mes natës shtrim gjumtyrët, vetmueshëm, si tinguj që më sjelli në mend fara të rëzuara bimësh, në rërë të verdh, në përerë, po të dridhet, me lajmet përsëritura dhe viktimat tjera, me zëra që prite në teun e kanateve,
pa keq ardhje dyert të mbylla. Gjak po rrjedh nga sytë të rishtuar, ëndrash. Skelete me kryqe stolisen dhe në pushtime të reja nisen, pa himne. Oh, këto kryqëzata pa fund, të kthjellët ma bëjnë trishtimin mbi tokë. Grazie. Grazie a te. Per la tristezza. Per la tristezza inventiamo frasi con significati secchi come i campi di cactus, senza la presenza di nessuno. Attraverso la notte estendiamo gli arti in solitudine, come suoni, che mi fanno venire in mente i semi caduti di piante nella sabbia gialla del vento. Il mondo trema con le notizie che ripetono e ancora altre vittime con le voci che si stagliano nella lama delle ante, senza pietà. Si sono chiuse le porte, sangue scorre dagli occhi tristi dei sogni. Scheletri si adornano di croci e per nuove conquiste partono senza inni. Oh, queste crociate infinite mi fanno vedere chiaro la tristezza sulla terra. Grazie. Allora, e Reni. Anche. Qatri të shkullura si shembullime në lotët e mdhenjë të fëmijëve, në përnjendje pa cak, mbi tokën e borës me kufi që tresin, brenda dhe jashtë, zjarre po digjen, në kulla bosh, me frëngji të shurduara në trarë të nxirë dhe legjenda që ngrinë, pra djerë po mbetet. Kjo anë nën klithma, me vrima varesh në tokë, e akullt po shkon syve tanë nekrologu, për do vdekje të radhës që nuk po na bëjnë më për shtypje, këta njerës të ëndërt, si të korra po bjen në livadhe gjaku. Grazie, faleminderit. Distruzione. Distruzione. La traduzione è di Balbone. Tetti divelti come riflessi nella grande lacrima dei bambini, attraverso un girovagare senza fine, sopra la terra delle nevi, coi confini che lontano si perdono, dentro e fuori dagli incendi infiammano le torri vuote con feritoie sorde sotto le travi annerite e di leggende che si congelano, di nuovo incolta rimane questa landa. Sotto le urla con fori di tombe in terra, gelida appare davanti ai nostri occhi la necrologia, per ogni prossima morte, così da non farci impressionare questa gente sognatrice, come frutti stanno cadendo nei prati di sangue. Grazie. Vladimir non è arrivato, quindi Patrizia con le due poesie, Sogno d'amore e Fratello. Aumenta il volume del microfono. Dice, no, adesso se tocco qua scompare tutto. Mi senti? Sì, va bene. Dicevo che io ho l'urlo al posto di una poesia. Va bene, okay. Lo stesso? Va bene. L'urlo. Immobile, il precario astro della mia ragione. Concedo alla fuga, alla mente di un sogno. Livida, si abbatte stremata la mano appiccicata alla sporgenza. Vera fulgine, danza sulla pietra, intrisa di sangue, dove annega l'urlo dei nostri figli. Ecco l'altra? Sì, esatto. Fratello. Dimmi che quello sparo non era il mio. Dimmi che non doveva smembrare la mia carne. Dimmi che sei mio fratello mentre batti i piedi. Io i piedi non li ho più. Li ho perduti per quello sparo non mio, che serve a farti ottenere ciò che vuoi battendo i piedi, fratello. Mille e mille lacerati da uno sparo sono tuoi fratelli muti. Il mio sangue è denso liquido nero. E lo sparo ne riempie i tuoi barili, fratello.
Dimmi pure che ha sbagliato il bersaglio, lo so che questo non è importante, se il tuo potere fa tacere le coscienze. Chiudi gli occhi, fratello. Non devi essere scioccato dal mio corpo straziato. In fondo, non sono figlio del tuo stesso Dio, fratello. Grazie, Patrizia. Grazie. Adesso invito Mauro a leggere gerarchie e scenari di probabili sventure. No, scenari di probabili sventure l'avevo fatto l'altra volta. Allora mi sono confuso. Ne ho due che sono, diciamo, non fatte. Dimmi tu, Beppe, va? Vai. Vado? Le due che mi hai dato, quello che avevi preparato. Sì. Allora, la prima si chiama Gerarchie. Siccome sono due poesie sul tema della guerra, non sono gradevoli, sono cioè sgradevoli, come è la guerra, che non può essere trattata con gentilezza. Questa si chiama Gerarchie. Dagli un cappello e una paletta, che sia vigile, usciere o bidello, si sentirà un generale. Pensa ai generali che si sentono Dio e scatenano sulla terra l'inferno preventivo per riportare la democrazia dagli ossari comuni alla borsa di Wall Street. Ogni litro di benzina è succo di Bimbo, un pieno corrisponde a un asilo frullato. Poi non ridiamo al traffico d'organi. La seconda? La seconda, siccome il tema della guerra è un tema allargato nel tempo, questo si chiama Parco della Rimembranza. In fila come nei campi se ne vanno i sopravvissuti e la memoria indebolita passerà per il camino insieme ai corpi dei compagni, fumo su fumo, inverno dopo inverno, l'odore acro dell'oblio ammorberà il futuro bruciando coscienze e ossa una volta di più per non lasciare traccia e preparare all'obbedienza con ricette fisionomiche impeccabili esecutori di sterminio professionale. Nelle discoteche estive la nuova classe dirigente ride, balla e ignora lo shock anafilattico degli orrori consumati. Vale la pena fare istanza di amnistia generale e ribaltare il senso della storia con avvisi di garanzia sulle tombe delle vittime, regalando invece agli altri una velata assoluzione. Nelle campagne informative di carnefici revisionisti che addolciscono il sangue per farlo digerire sui banchi della scuola. Voi che felice nel benessere sognate il tempo delle ferie e scegliete luoghi ameni di vacanza, quest'anno rinunciate alle Maldive, andate ad Auschwitz. Grazie, Mario. Grazie, Vito. Grazie, Mauro. Grazie. Qualche secondo di silenzio. Ecco, a questo punto abbiamo il maestro Matteo Carrucchini con un bellissimo brano di Chopin, adatto proprio all'argomento.
Bene. Sara Capoccioni, quale sia stato il tuo cammino? Mauro, ti ricordo allora di mandarmela questa seconda poesia che hai letto, così anche per farla tradurre. E Ciao. qua, de e qua adesso puoi leggere. Celia, quale sia stato il tuo cammino? Siedi, stanco fratello, sulla sedia che t'aspetta. Dalla mia nascita al tuo arrivo in giro per questo mondo globalizzato, avrò all'attivo più chilometri di te, a ognuno il suo viaggio, come merci o mercenari. Tu cerchi da me pace e volentieri te ne darei una copiosa porzione. Ma come posso offrirla a te se so che altrove un altro umano, eretto a mezzo busto, aspetta che un'altra sedia, arrabattata a barella, portata si abbraccia mentre s'accascia? Come garantirti qui pace se pace altrove non c'è? Bene, adesso finché lasceremo crescere. Passo alla seconda. D'accordo. Sì. Un attimo solo per arrivarci. Ecco. Pacifista. Finché lasceremo crescere bambini malmenati o solo male amati, dimenticatela la pace. Avremo uomini di guerra. La faranno al lavoro, allo stadio, a casa, con la moglie e col bambino del vicino. Perché la pace deve essere globale. Se la si lascia franare da una parte, un'onda d'urto vi coinvolgerà. Se lasciate covare lenta l'amara cenere del rancore, giungerà fino a voi il suo rapido soffio vampante. Ora rispondi con sincerità a questa domanda. Sei davvero pacifista? Grazie. Grazie, grazie a te. Allora, Cristina, prima di Cristina Polli. Eccomi, grazie, grazie Beppe. Allora, prima di essere Sassi, leggo questa. Esatto. Attraversati da bagliori che inchiodano su pietraie riarse, tendiamo i sensi al cielo, che riversi su di noi pietà perdute e nutra di un tacere che risani afasie da sgomento, per dire la parola prima di essere sassi. Questa l'avevo scritta durante le guerre in Medio Oriente, pensando ai gas che venivano riversati sulle persone. Questi scenari veramente da sgomento. Vado con la seconda? Ok, Certo, grazie. allora. La seconda invece è dedicata a dei bambini e si intitola infatti Trittico dei bambini soli. Perso in un ingorgo di suoni e segni e viscere, è l'uso del gesto della specie. La parola, seguita con il dito, in letture esplose di vermiglio e toni in grigio urlati sopra i morti. Non avevano bisogno d'altro scempio, di parole come aghi di dolore, come uno strazio aggiunto in agonia, la ripresa dell'ultimo respiro. Erano, come in altre cronache, bambini. Bambini dietro un volo giallo, ali strozzate da anime asfissiate, e resta a noi il marchio quotidiano, la quota bianco impressa di cordoglio e una preghiera asciutta per sanare un debito insolubile a chi è solo e non attende che torni la parola. Grazie Cristina. Adesso Vito invita Pollo a leggere la prima delle due, che Det sitste Mennesche è una lingua difficilissima.
in norvegese. Paul? Paul, do you understand you can read the first poem? Det sidste menneske. Du må gerne blive her. Du må gerne sige mere. Der er ingen grund til at vende sig om for at spejle ingenting. Det er ikke landskaben eller temperaturforskelle, der holder dig inde. Døren lukker af sig selv, fordi nogen trækker vejret gennem huset. Demonstrationen er et hanegade i en tom institution, men alligevel fornemmer vi mødet. Den folkemængde, vi aldrig så som en mulighed, går nu stille i tomme gader. Her er der intet at give efter. Tror alle har en idé om, at Hønsegård er en konkurrence, når hegnet er det første sandsæde. De gitre rummet hviler sig opad. Afmonteret monstre, udbrændt motor, slukket instrumenter, efterladte faner. Alt er besøgt af rumme. Derfor står det sidste menneske, vi møder foran byen, som var det en flot af græne, der løfter en maske. Sidste menneske. Vito legge sì. Italiano l'ultimo essere umano. L'ultimo essere umano. Ti è permesso stare qui. Sentiti libero di dire di più. Non c'è bisogno di girarsi per non rispecchiare nulla. Non è il paesaggio, né la differenza di temperatura che ti tiene dentro. La porta si chiude da sola. Perché qualcuno respira attraverso la casa. La dimostrazione è alzarsi come il gallo all'alba in un'istituzione vuota, ma ancora percepiamo l'incontro. La folla di persone che non abbiamo mai percepito come un'opportunità ora cammina tranquillamente nelle strade vuote. Qui non c'è nulla a cui cedere. Penso che tutti abbiano un'idea che l'allevamento di polli è uno stato competitivo. Quando la recinzione è la prima percepita, le griglie contro cui poggia la stanza, mostruosità smantellata, motore bruciato, strumenti spenti e schede avanzate, tutto è visitato dai vermi. Ecco perché l'ultimo essere umano in piedi che incontriamo sta di fronte alla città come se fosse un cespuglio, un'impalcatura di rami che solleva una maschera. Allora, Paolo con la seconda, Ding den af et glint. Luce, impossibile. Paolo? Paul. Sorry, yeah. Vai. Ok, Paul. Paul, you can read your second poem. Er glemt. Et dyr i buskagen lukker alle æsker efter sig. Lyden af metal, øjenkontakt, hver gang et smæld. Et blad, der giver efter sig. I afvikling af et menneskes gåske. Det er egentlig fundament af den måde, digte flytter sig fra hinanden. En kanal former skyerne. Våde smæld tilhører ikke lyden af mit hjerte. Jeg ønsker ikke at forstyrre flagspætten yderligere. Den er allerede fløjet videre, mit åndedræt. Jeg praler ikke med planeter. Naturen går i stå. Vai, Vito. Il peso di uno sguardo. Un animale nella boscaglia chiude tutte le scatole dietro di sé. Il suono del metallo, contatto visivo, ogni volta un clic. Una foglia che lascia il posto ai passi di un uomo. Il vero fondamento. È il modo in cui le poesie si muovono l'una per l'altra, un canale che modella le nuvole, spaccature bagnate che non appartengono al suono del mio cuore. Non voglio disturbare ulteriormente il picchio rosso, ha già volato il mio respiro. Non mi vanto dei pianeti, la natura arriva a un punto morto. Bene, bene, grazie Paolo, grazie Vito. Allora, le due poesie di Rossana Liemma. Buongiorno e grazie Beppe e grazie Vito per avermi accolta tra voi.
Allora, la prima è guerra ancora. Eccoci, tutti uniti e disuniti, ancora, in questo secolo neonato e già troppo ferito. Sulla terra dei vivi arrivano lampi di guerra, ancora, rombi di ferro e carri, e freddo e nubi di fuoco. Eccoci, è guerra. L'angoscia ripete il suo urlo, ancora, ad est del cuore, ad est d'Europa. Dilaga la paura per noi, ancora, per loro, rintanati in cupe notti, e le case straziate restano mute, i fiori senza acqua, dal mattino a sera, eterna, ancora. Vuoti sono i cortili, senza giochi né corse infantili. Sulla terra dei vivi, ossa candide e candidi occhi, ancora, fissano il mondo che era, che non sarà più. Dopo grida a milioni e stragi passate, ancora, inutili fughe, inutili pianti, inutili morti. Perché? Siamo soli in battaglia, sempre più soli, ancora. E così, nelle nostre dimore, increduli di tanta follia. È guerra, eccoci, con gli sguardi sbarrati sul nulla, ancora. Davanti a scatole accese che dicono morte. Davanti a figli, figlie e madri senza armi, ancora. Disarmanti, lacrime, mani nelle mani, fredde. Davanti a padri, pronti ad uccidere, ancora. Tutti in fila accanto al silenzio, con la morte alle spalle. E noi, sulla terra dei vivi, con al posto del cuore, ancora, schermi, disarmati da una pazzia maschia. Eccoci, a guardare, ammutoliti e soli, ancora e ancora, l'orrore fanciullo negli occhi, insieme ai vivi, ad ascoltare, ancora, il suono sordo del sangue, il suo suono così amaro, e voci imploranti, aiuto, che sono ancora e per sempre la sconfitta dell'uomo. Questa è la prima, scritta anni fa in realtà da me, e la seconda si chiama È già primavera in Ucraina. L'ho scritta così, è molto breve questa, il primo giorno di primavera, che è stato anche il primo giorno di bombardamenti su Odessa. 21/3/2022, è già primavera in Ucraina. 20 guerrieri di marzo arrivano su aeroplani da est, scompigliano anime in pace, piegano giovani vite, radicate al suolo di Odessa come fragili steli d'anemone. Allora cessate di urlare, cessate. Se volete ancora sentire della terra il tenue sussurro, che in Ucraina è già primavera. Grazie, grazie. Adesso Vito, anche se Teuta non ha la possibilità, se hai le poesie sotto mano, legge le due poesie di Teuta. Valbona, un attimo, sono le ultime che mi hai mandato, giusto? Sì. Esatto, sì. E sono sì. Con te, Ucraina. Ok. Allora, sono con te, Ucraina. La traduzione è di Valbona. È sfiorito il germoglio verde dai tuoni di primavera. Trema il ramo dell'occhio dalle doglie del parto. Alle soglie degli orfani si sacrifica il futuro. L'Ucraina, sofferente, agita e scuote i cuori. Il pianto del neonato ha sconvolto l'usignolo. Impaurito il pettirosso rimase senza nido. Il filo d'erba all'istante perse il colore, dai fuochi del cuore brucia e muore. Cosa sente il cannibale coi denti affilati, di fronte a una madre o un bambino tremante? Non vedono più i suoi occhi accecati quello che la vita, l'amore, come perle invisibili, ha nascosto come al tallone d'Achille e lo protegge. La seconda. Dedicato all'Ucraina esausta e il suo presidente, prima a noi sconosciuto. Traduzione di Valbona. La sete di ricchezza, avidità vecchia, è iniziata da secoli e divenne eredità. Le teste gordiane rimasero nodi miseri, demoni epocali in armonia.
vecchio virus e la sete per il potere. Le leggende e i miti navigano nella storia, spade affilate in antigravità, crudeltà scritta da un nuovo sangue. Il tempo servirà nuovi eroi, eroi senza nome e senza grandezza nel mondo. Omeri cresciuti senza fatti celebri, senza bastioni e canti sulla morte. Grazie Vito. Allora Teuta mi pare che il microfono non l'ha risolto. Poi Valbona gli dici che comunque le poesie le abbiamo lette noi. Peccato, mi dispiace. Adesso da Parigi, no? Sei a Parigi, vero Luanne? O sei sì, sì, a Parigi, sempre a Parigi. Eh sì, perché ti vedo in giro per mostre, sempre. Grazie. Con... Vabbè, allora invita a Parigi anche Sara, perché si occupa, c'hanno una galleria d'arte in Belgio, quindi mi sembra una cosa... Il minimo che potete fare, visto che io faccio tutta questa fatica per farvi incontrare, e poi sì, creare il rapporto fra di noi, perché io me ne sto andando, ho 80 anni... me ne sto andando, quindi lascio, affido a Vito e a voi tutti questa cosa, giusto? E grazie, quindi... grazie, è vero. Luanne, mi pare che tu, Luanne, sì, poesie l'avevi già scritta a proposito della Siria, perché c'hai un occhio particolare con l'uomo dalle palle di ferro, che però si è incrociato con un altro con le palle di ferro, che è Zaleschi. Allora... Putin, i due omaggi a Putin. Putin è il piove della morte. E poi le leggi. E poi le leggi. Kurpalmir uscirono da barbarie esese coca vet prera. Putin ispettò e organizzò a tieni concert. Per fitore non sono stato umanismi contro il barbarismo. Vietra violina, violincel, trompeta e clavincel, canduan un tempo antic de Balsheim, de Tenabu, pas eclipsit de mal. Agora os juan dielin en zet pages de colonadat estarata diocletiana, përshëndesin fitoren në harkun triumfal. Një vit më vonë bomba ruse binin bjele, bi fëmi dhe nëna që prisnin, të lindnin. Picasso nuk është më të pikturoj tablon e një genika të re, për klithmën e qerë dhe të pafund të jetës. Ndërkohë që bota demokrate veç ofshan. Një vit më vonë, koncertit të bujshëm, aviatorët rusë bekohen nga priftrinë, para se të hedhin bombat e tyre mbi fëmijët në Alep, para se të hedhin shiun e vdekjes dhe të barbarisë, mbi një Hiroshima të re. La seconda poesia, no, no, Valbona, è Putin si lava in un mare di... No, no, aspetta, va, aspetta, la legge in italiano la deve leggere, Vito. Leggiamo introduzione. Come? Putin è la pioggia di morte su Aleppo. Quando Palmira venne liberata dalla barbarie delle teste tagliate, Putin si precipitò a organizzare lì un concerto per la vittoria dell'umanesimo contro la barbarie. Dozzine di violini, violoncelli e xilofoni cantarono sotto gli antichi templi di Balshamin e Nabu, dopo la grande eclissi. L'agorà si svegliò con l'ardente sole della pace e i colonnati della strada diocleziana salutarono la vittoria sotto l'arco di trionfo. Un anno dopo, le bombe russe si schiantarono su Aleppo, sui bambini e le madri pronti a partorire. Non c'è Picasso per dipingere una nuova Guernica, per il graffiante e l'interminabile grido della vita, mentre il popolo democratico sa solo sospirare. Un anno dopo del grande concerto, i sacerdoti benedirono gli aviatori russi prima di sganciare le loro bombe sui bambini e Aleppo prima di lanciare la pioggia di morti atroci su una nuova Hiroshima. La seconda puoi leggere? Sì, Putini lahet në uj në një det gjaku. Brëm pash një shgjëndër, Putini lahet në një det gjaku. Vinte rotull si në ferin dantesk, luante dhe broriste misile supersonik.
që shkonin të mbillin vdekje në zemrën e Ukrainës dhe të ngulin atje thikën e fitores. Brëm, pas një zgjendër, Putini lutej me Kirillin për ballë, ku patriarku i lumtur rebekonte për lumenjtë e gjakut, e Putini lutej që ky det të bëj oqean, të bëj një perandori gjaku në mes të paqes së botës, që carët e vdekur të zgjohen e të shohin, se vetëm gjaku e bën më të madhe Rusin. Brëm, pas një zgjendër, ku një varg i pafund vajtorca veshur në zi, ulurinin gjëmën e madhe të botës. Një shi të mërshëm bombash binte mbi Ukrainë, një lloj si në Çeçenië në Alep, atje ku Putini ngre tempullin e tij të krimit e të gjakut me një gernik të re. Brëm, pas një zgjendër me të rëndafil gjak. Grazie Vito. Putin si lava in un mare di sangue. La scorsa notte ho avuto un incubo. Mi è apparso Putin, immerso in un mare di sangue, girava furioso come nei gironi danteschi di Dante, e giocava e applaudiva i missili supersonici che andavano a seminare la morte. La scorsa notte ho avuto un incubo. Putin che pregava con Kirill davanti a lui. Il felice patriarca lo benediva per i fiumi di sangue. E Putin pregava che questo mare diventasse un oceano, diventasse un impero di sangue, tra la pace del mondo che gli zar morti si svegliassero per vedere che solo il sangue rendesse la Russia grande. La scorsa notte ho avuto un incubo, dove una fila infinita di prefiche vestite di nero urlavano il grande disastro del mondo. Una terribile pioggia di bombe cadeva sopra l'Ucraina, proprio come in Cecenia e ad Aleppo, laddove Putin ha innalzato il suo tempio del crimine e del sangue con una nuova guernica. La notte scorsa, nel mio dormiveglia, mi apparvero rose di sangue. Grazie. Grazie. Bravo Ramallah. Due poesie grazie. Per signor No. La prima è dedicata a Gino Strada. Si intitola Ero lì con te. Quando i tuoi occhi hanno visto gli squarci, il sangue, gli arti maciullati, ero lì con te. Quando le tue mani hanno cucito, curato, rimesso assieme corpi in pezzi, ero lì con te. Quando i bambini smembrati dalle mine tormentavano i tuoi giorni e notti, ero lì con te. Quando carnefici e vittime tornavano uguali, uniti dalla paura della morte, ero lì con te. Quando i nemici capivano di non esserlo, perché si nasce tutti nell'innocenza, ero lì con te. Quando la retorica sulla pace e sulle armi non andava oltre i buoni propositi, ero lì con te. Quando dichiaravi guerra alla guerra, dalla tua faccia storta e dura e cruda, ero lì con te. Quando mi sono vergognato di non aver fatto abbastanza per essere lì con te, ero lì con te. Quando mi hai guardato dicendomi che no, che non sono mai stato lì con te, ero lì con te. Quando hai detto di morire felice, mentre tua figlia salvava vite in mare, ero lì con te. Quando il tuo grande cuore si è fermato, continuando a battere nel mio, ero lì con te. Quando hai costruito un altro mondo possibile dalle macerie dell'impossibile, ero lì con te. La seconda poesia si intitola Deponete le armi. Sto scomodo, sempre, in tutte le faide o guerre. Soffro il dolore d'ogni parte, pendo dal lato del più debole, non certo per essere contro o a favore, ma forse solo perché sono debole anch'io. E non voglio prendere la mira sui nemici dei miei amici, nemmeno sugli amici dei nemici, mai, mai. Non datemi un fucile con munizioni di parole, non preparatemi una trincea, non costringetemi a una divisa, non caricatemi come un'arma, non destinatemi all'offesa che con questa bandiera bianca
faccio già così fatica a trovar pace tra gli argini rotti del mio cuore. Per favore, per favore. Io che sto scomodo sempre, in tutte le faide o guerre, ed ogni parte soffro il dolore. Guardate, ci sono strade da inventare, bellezza da costruire, ferite da curare. Per favore, per favore. Non voglio lavarmene le mani o fingere che l'odio non ci sia. Ma non condannatemi alla vendetta. Non invitatemi alla follia. Lasciatemi soltanto amare. Soltanto amare come è giusto che sia. Allora, intanto vi ringrazio tutti. Volevo dirvi un paio di cose e poi... e Vito le traduce in qualche modo. Allora, molti di voi hanno partecipato all'omaggio che abbiamo fatto a Jack Hirschman nel mese di settembre, sempre un omaggio fatto online. In questi giorni l'amico Marco Cinque, che è un amico fraterno sia mio che di Jack, ha pubblicato con Casa della Poesia, che è anche il mio editore, un libro, Elogio del Rosso, che ieri è uscita la recensione sul Manifesto, la recensione fatta da me, e che ho in vario modo messo anche il link di Casa della Poesia dove acquistare il libro, per sostenere anche l'attività di questa, di questa editrice, che poi fa degli incontri, che Mauro conosce anche lui bene, che fa degli incontri quasi settimanalmente, che ha un vasto repertorio di voci, anche la mia, insomma. E questa sera esce sempre a mia firma un'altra recensione del libro sul giornale sardo dell'altro amico Claudio Moica. Ecco l'incrocio fra i poeti che non si odiano fra di loro, che non hanno gelosie, può servire anche a questo, a condividere, a diffondere, perché poesia buona ce n'è tanta, ce n'è forse troppa di pessima qualità, ma come sapete quelle più apprezzate sono le poesie banali. Se andate in alcune pagine dove ci sono delle banalità assurde, delle belle donne anche, che hanno 500 mi piace, quindi più mi piace ci abbiamo e peggio è. Leo Ferré mi aveva fatto questa considerazione dopo un concerto a Catania, che io mi immaginavo con centinaia di migliaia di persone, invece eravamo solo, che ne so, 300, e lui mi disse: no, più ce ne sono e peggio vuol dire che sono io. Quindi la qualità è proporzionata alla quantità. Ecco, vorrei che diffondesse queste voci fra di voi, che vi comunicaste fra di voi, perché questo è un bel gruppo che sta crescendo di varie nazionalità. Ecco, oggi abbiamo avuto, purtroppo non abbiamo potuto sentire Teuta, ma sicuramente farà in modo, poi ci sono altre che vivono in Italia, che fanno una grande attività. Tutto questo è cominciato con la mia incapacità di poter camminare dopo alcuni interventi, e poi c'è stata la pandemia e quindi non sono più potuto andare in giro, e questo è anche un buon mezzo per conoscerci, o almeno il mezzo che abbiamo. Vito, se puoi fare la sintesi, traduce prima di salutare. Più facile fare la sintesi che ricordare. Allora, probably many of us participated to the meetings dedicated to Jack Hirschman, and Marco Cinque, one of us, yesterday published a new book about a collect of poems dedicated to Jack Hirschman. The book is available on selling on the link you can see in our Facebook pages. Of course, money taken by the selling of the book will be devolved for human causes. So it could be a good thing if we buy some
some copy of this book in order to support Marco Cinque and the initiative that the book will promote. Moreover, on tomorrow, on the newspaper, Italian newspaper Il Manifesto, yesterday on Il Manifesto was published an intervention of Beppe about this book, and tomorrow will be published another one on the Io Noa, a newspaper of Sardinia, directed by Claudio Moica, one of us, one of this group. Beppe says that it could be a good thing if we can create some connections between us, and we could be connected about poet, about literature, and about initiative that we can share between of us. Ecco, un'altra piccola cosa, adesso poi ci sarà un altro incontro per la pace, sempre del World Poetry Movement, come cavolo si dice, mi vergogno a parlare inglese, e successivamente faremo l'ultimo incontro, perché poi arriva l'estate e molti fanno la notte della poesia, noi facciamo la poesia della notte, perché spesso gli autori scrivono di notte. Sia perché i mariti si vedono alla televisione o si addormentano, almeno le donne, sia perché non squilla il telefono, quindi io infatti dormo di giorno e solo Valbona non lo sa, riesce a svegliarmi sempre quelle poche volte che mi addormento. Vabbè, questo vale per Valbona, non c'è bisogno che lo... Non la notte della poesia, ma la poesia della notte. Quindi preparatevi a questo invito. L'altra e ultima cosa ve la dice bene Benevito, per alcuni di voi che non sanno. Ho fatto l'editore fino al 97, poi ho aperto la libreria e compie 30 anni. Il 6 di giugno compie 30 anni la libreria, ma ben 47 l'attività mia. Quindi, come dire, mi sono stufato? No. Tanto che non mi sono stufato, che Vito sta raccogliendo l'attività unendo Pellicano con culto come cultura e culto, e in una associazione che presto avrà vita. Quindi anche quello che potrete fare per diffondere è tanto. Acquistando un libro, facendo, essendo presente, insomma, qualsiasi cosa vogliate fare. Probabilmente se il Comune di Roma, se i vigili daranno il permesso di fare degli incontri, riprenderemo degli incontri in libreria. Certo, non è grande, poi è piena di libri, di scaffali, insomma, però ecco, se ci sarà questa possibilità, probabilmente ci sarà un incontro a cui alcuni di voi, quelli che sono vicini, quelli che possono, insomma, verranno. L'ultima curiosità, chiedere a Pollo se da lui Amazon non c'è, se ha potuto avere il libro fisicamente. Partiamo da Paul. Just a question, you have Amazon available in your country, can you buy books on Amazon or not? No, I don't know. I don't know. So you still not received the book D'amori, di delitti, di passioni, the last anthology we made? I'll find out. Yes. You bought. You have it. I suppose so. I don't know. Yeah. Che non so se Amazon c'è in Danimarca. No, ha detto che Amazon non c'è, però sto cercando di capire se... Do you have this one? Not yet. No. Ok, no, non ce l'ha, non riesce a prenderlo, su Amazon non arriva lì. Vito, io non l'ho ricevuto ancora. No, io lo sto ricevendo adesso. Dopo vi do aggiornamenti anche su questo, sì. No, non l'ho ricevuto io questa antologia qui, la prima, qua. Di delitti, d'amore e di passione... Sì. Non l'ho ancora ricevuta, voglio dirti. Sì, sta arrivando, perché a lui arrivano dopo. Sì. A me arrivano dopo.
dopo appena Beppe spegne la registrazione vi do i dettagli di questa cosa. Va bene, allora ci possiamo salutare. No, Vito, potevi dire quest'altra cosa sul pellicano occulto, così lo sente anche Luan, che l'inglese sì, lo sente okay. Dell'italiano. Luan, Paul, I'm creating a new cultural association because Beppe gave me the possibility to use the Pellicano logo, his historical logo of his editorial activity and non library. Ho dimenticato come si dice libreria in inglese, che non è library. Vabbè. Bookshop. Grazie. His activity from about since 47 years and 30 years of the bookshop. And I'm creating a cultural association. Its name is Pellicano Cult. Cult is for culture, cult is for cult, because the Beppe history is a cult. And Beppe says that every one of us can look at this association like a possibility to be together and to share poems, literature, books. Of course, I will let you informed about next step. Lo dico anche in italiano, l'associazione la stiamo creando in questo momento, non è ancora definita, ovviamente vi manterrò al corrente della definizione dell'associazione, poi chiaramente ognuno liberamente decide quello che fare. Ho avuto questa possibilità, grazie a Beppe, di chiamarla Pellicano Cult, laddove cult sta come abbreviazione di cultura, e poi ho pensato che giustamente cult dovrebbe essere in inglese il termine che recupera una storia importante, che è quella di Beppe, che merita di essere definita un cult. Questo è. Bene. Molto bene, auguri. E certo. Bravi. Ragazzi, bravi. Mi raccomando, Valbona, comunica con Teuta che la prossima volta sarà... Teuta ti ho scritto, Beppe, Teuta ti ho scritto, ti sta sentendo adesso. Teuta, vuoi parlare? Apre la bocca ma rimane un pesce. Teuta, non ti sentiamo noi. Va bene, l'ambiente... Comunque, fai un saluto così. Anche se il tema è triste, stiamo vivendo tempi difficili, però stare insieme a voi è sempre un piacere. Quindi alla prossima, un grande abbraccio. Grazie. Non andate via. Non andate via, non andate via. Non andate via. Non andate via. Ok. Beppe, appena spegni la registrazione. Va bene. Ciao ragazzi. A presto, mi raccomando, per la poesia della notte, cominciate a scrivere.